importante, l'under 16 dell'Arezzo contro il Lecce, la prima giornata del girone di ritorno. L'Arezzo che si trova al terzo posto in classifica, quota 12, Lecce che è indietro di un punto. All'andata l'Arezzo riuscì a vincere a Lecce 2-1 all'esordio con i gol di Pellegrini e Steccato, che rimontarono l'iniziale rete di Mancarella che è il capocannoniere del Lecce con 7 reti realizzate. Un Arezzo che dunque ha l'obiettivo di fare un'altra impresa, dopo che in chiusura di anno è riuscita a battere proprio su questo campo la capolista paganese grazie al gol di Joao Pai, partita che avevamo seguite. Bux, palla dietro per Martelli che arriva di testa, attenzione, la palla scende e deve intervenire il portiere Cariddi per evitare di essere sorpreso da questo stacco di Martelli con la palla che è scesa. Conte Duca, corto. Bux si è trovato a metà strada, lancio per Cassano che ruba palla a Borzi, attenzione a Cassano, dall'altra parte c'è Mancarella, Cassano, palla fuori, prima occasione anche per il Lecce. C'è Mancarella dalla bandierina, palla che arriva, colpo di testa di Marino e la palla che finisce sopra la traversa di pochissimo. Diciamo, aveva abbastanza, attenzione che invio è corto, Steccato, tutto solo, Steccato, resiste, poi calcia! E c'è stato il recupero determinante su di lui, di Linciano, perché era tutto solo su un altro rinvio complicato del portiere Cariddi. Sani batte col sinistro, palla che scende e l'intervento decisivo del portiere Cariddi. C'è l'errore però che permette a Lecce di lanciare Mancarella, attenzione, sta uscendo il portiere Migni, Mancarella, la porta è vuota Borzi e poi la presa di Migni, le proteste del Lecce, tutto buono e qui c'è un errore, attenzione al pallone recuperato ancora, errore che è stato di Palazzo, palla dietro per Mancarella, posizione buona, Mancarella spara ed è una grandissima parata di Migni, parata straordinaria di Migni sul bomber del Lecce, Mancarella. Palazzo bene per Joao Pai al limite, cerca il pallone dentro, non era male, ancora Joao Pai scatenato, dribbling, finisce a terra, calcio di rigore per l'Arezzo al 22esimo minuto, dribbling vincente di Joao Pai che poi è finito giù e l'Arezzo dunque ha la possibilità di passare in vantaggio, calcio di rigore. È un momento decisivo contro il Lecce, sarà Joao Pai a cercare la trasformazione con il portiere Cariddi che cercherà ovviamente di fermare il calcio di rigore, sta per fischiare l'arbitro Saviano, parte Joao Pai, attenzione, destro, rete! L'Arezzo passa in vantaggio al 22esimo con Joao Pai, terzo gol in campionato, secondo gol consecutivo, l'Arezzo sblocca con il Lecce grazie al calcio di rigore spiazzato il portiere Cariddi che era andato alla sua sinistra, palla alla sua destra e dunque l'Arezzo è in vantaggio sul Lecce. Parte il lancio, Mercadante, attenzione, Mercadante cerca il pallonetto a scendere e la palla finisce in rete per un gol incredibile. Mercadante a far partire questa traiettoria pazzesca con la palla che si è infilata alla destra del portiere Cariddi, sorpreso da questa traiettoria incredibile. Mercadante sommerso da tutta la panchina. Gli aveva detto qualcosa tra l'altro Ciavorella, ma glielo chiederemo dopo, gli ha detto non farlo per me, farlo per la squadra e lui risponde così con questo gol pazzesco, è il primo gol in campionato per Mercadante, è il gol che dà all'Arezzo il 2-0 al 42esimo minuto, una traiettoria davvero particolarissima che si è infilata. 2-0 per l'Arezzo, la partita a questo punto sembra davvero chiusa, manca un minuto e mezzo e l'arbitro fischia alla fine, impresa dell'Arezzo che batte il Lecce 2-0, Joao Pai su calcio di rigore, raddoppio di Mercadante con una gran conclusione al limite dell'area nel finale, un Arezzo che ha fatto davvero una grandissima partita, vedete i festeggiamenti di Mercadante con la tribuna, grande prestazione da parte dell'Arezzo che fin dall'inizio ha cercato di incanalare la partita nel modo giusto insieme a mister Andrea Ciavorella, insomma battere il Lecce l'andata e il ritorno è una bella impresa. Sì, sapevamo che affrontavamo una squadra
una tra quelle che lottano per il campionato. Già all'andata avevamo visto la loro qualità. Sono contento per i ragazzi perché hanno affrontato la gara nel migliore dei modi, soprattutto l'approccio alla partita. Sono contento veramente per loro. Ecco, tu infatti spesso gli dicevi andiamo a prenderli alti, che era quello il modo, no? Per cercare subito di imbrigliare. Sì, è la nostra filosofia, cioè cercare... No, io ormai sono 2 anni che sono con questo gruppo, la mentalità è quella di riuscire ad andare a prenderli alti, cercare di poterli non fare giocare la squadra avversaria, riuscire a conquistare appunto la palla più avanti possibile e essere aggressivi, perché abbiamo la possibilità con i giocatori che abbiamo in rosa di essere veramente incisivi. Tra l'altro, quando l'Arezzo poi trova l'episodio giusto è difficile da poi fargli gol e rimontare, no? Sì, oggi sono contento soprattutto per la difesa, siamo riusciti a non prendere gol, siamo stati veramente attenti con l'aiuto dei centrocampisti, siamo riusciti appunto a portare questo risultato positivo a casa. Senti, cosa hai detto quando è entrato l'autore del 2-0? Gli hai detto fallo, non farlo per me, farlo per la squadra, cosa gli volevi dire? Sì, perché prima di entrare ci siamo un attimo confrontati, è un ragazzo che ha delle qualità. E l'ha dimostrato anche in campo, quindi ho cercato di tenerlo sul pezzo perché erano 5 minuti, erano importanti, 6 sull'1-0, avevamo bisogno di tenere sempre il campo, però lui ha le qualità per poter quello che ha dimostrato in campo. Mercadante ha fatto questo gran gol. Bel gol, era impressionante da dove ha tirato, l'ha pensato e l'ha fatto. Sì, è un gol pazzesco il suo. A questo punto l'Arezzo vince o perde, 5 vittorie, 4 sconfitte, non pareggia mai. Non so che dire, perché poteva essere anche questa, da come era iniziata la partita sembrava potesse delineare un pareggio, però l'episodio è andato a nostro favore che ha sbloccato il risultato e sono contento così. Meglio vincere le partite che riuscire a lottare per un pareggio. 2 vittorie con Lecce, vittoria con la capolista paganese, qualcosa vorrà dire? No? Ma io, come ho detto ragazzi, il campionato è un mini torneo, rimangono altre 7 partite, noi poi abbiamo anche la sosta finale, sono tutte finali. Se vogliamo credere a qualcosa di importante, dobbiamo lottarci tutte le partite in questa maniera. Grazie a voi. Ciao.